L'autopsia ha chiarito in parte le modalità dell'omicidio di Giovanna De Rossi, la pensionata romana trovata a cadavere nella sua casa di Montallegro. La donna è stata colpita alla testa con un vaso di vetro almeno 3 volte. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia ha potuto riscontrare che la morte è avvenuta la sera dell'8 dicembre. A causare il decesso un violento trauma cranico. Nessun segno di violenza sessuale né tantomeno segni di colluttazione, come se la donna fosse stata aggredita di sorpresa. Le indagini dei carabinieri del reparto operativo di Agrigento proseguono senza sosta, passati al setaccio i tabulati telefonici, effettuati controlli su alcune persone, raccolte diverse testimonianze. L'assassino sarebbe stato ricevuto dalla vittima, la porta d'ingresso e la finestra che dà sul ponteggio non presentano effrazioni di scasso. L'appartamento devastato potrebbe anche essere un modo per depistare le indagini. A terra accanto al cadavere i militari hanno trovato un computer, forse caduto dalle mani della De Rossi dopo essere stata colpita, oppure l'assassino voleva ancora infierire. Il dato si scava nel passato e nella vita privata dell'anziana, cercando di capire se fosse accaduto in passato qualcosa che possa aver attirato la vendetta di qualcuno. Nel dettaglio si stanno ricostruendo le abitudini, amicizie, relazioni sociali e rapporti con familiari e parenti. Per gli inquirenti grande lavoro, a cominciare dal pubblico ministero Antonella Pandolfi, che sta coordinando il lavoro investigativo. Un'intensa attività che potrebbe portare nelle prossime ore ad una svolta. La pioggia non ha fermato Montallegro, che si è mobilitata per commemorare Giovanna De Rossi, la maestra di 68 anni uccisa nella sua casa nel paese agrigentino dove si era trasferita da Roma. Il parroco Don Angelo Gambino ha organizzato una fiaccolata in memoria della pensionata. Cittadini, istituzioni politiche e religiose si sono radunati davanti al palazzo in cui si trova l'appartamento della donna, per poi percorrere il corso centrale e giungere nella chiesa madre dove è stata celebrata una santa messa in suffragio della vittima. Questo fatto non ci appartiene, ma fa parte della nostra realtà e quindi dobbiamo dare anche una risposta a quanti potrebbero pensare che Montallegro fosse un paese solamente di cronaca nera. Di fatto non è così. Lei conosceva la signora De Rossi? La signora De Rossi, Giovanna, l'ho incontrata qualche volta, così come l'abbiamo incontrata tanti di noi. Questo per il suo carattere, perché era una donna che amava... non nella solitudine, si amava la solitudine ma non nell'isolamento. La vita della signora Giovanna è vita umana, è dono di Dio e andava rispettata. Purtroppo così non è stato e siamo qui per chiedere al Signore il dono della vita eterna per questa nostra sorella e il dono anche di una serenità ritrovata per questa piccola comunità di Montallegro che non aveva mai conosciuto nella sua storia fatti simili, quindi deve ritrovare la sua unità, la sua forza in un tempo forte come quello dell'Avvento. Ecco, siamo qui per esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza alla comunità ecclesiale, alla comunità civile, così profondamente segnata da un fatto così triste e così efferato.